Mario, torna qua perché dobbiamo farlo suonare. Ti ricordi ancora come si fa? No. Quindi è una rinascita. Stasera hai studiato? Ho studiato. Bravo. Si dicevano, ho studiato, mi ricordate che era quello che dicevo? No, non lo so. Questa sera Mario ci farà, cioè ci, come dire, impreziosirà la nostra serata con la sua presenza. Ma voglio dire, Mario ha un vissuto di 20 anni di palco con Pier. Sì. Quindi se ti dovessi chiedere, cioè descrivimi Pier con qualche aggettivo, cos'è che tu come lo descriveresti? Dunque, persona concreta, sì. Musicista, bravo, sapevo cogliere sempre l'attimo per far divertire il pubblico, e questo era molto importante. Certo. Perché noi siamo stati fra le orchestre, e prima fare spettacolo nel ballo, certo, senza far fermare i ballerini, perché noi faceva il Don Camillo, certo, però i ballerini continuavano ballavano a ballare, e quindi questo era importante, perché se tu fermavi i ballerini come vai? Come stiamo facendo noi adesso? Io sono venuto per ballare, certo, certo, allora, e quello no, era no, quello era importante, cioè mentre c'era la musica, c'era il ballo continuava, ma lui c'era creava la musica, c'era anche lo spettacolo, chiaro, e questa l'allegria, era una componente, certo, che ha fatto sì che Castellina Pasi diventasse, certo, diventasse Castellina Pasi, certo, certo. Cosa dici? Ci facciamo una suonatina? Oh, se ci sono le corde. Abbiamo le corde, maestro? Guarda, quattro, proprio quelle che servivano lui. Facciamo un applauso a Pier Farini, per favore, che abbiamo presentato tutti i solisti. Pier non ha fatto un pezzo per basso solista, e quindi noi lo ringraziamo con questo applauso. C'è una cessione temporanea di basso, perché ci faranno sentire, la nostra Elena ci canterà un tango scritto da Pier Flamini. Giusto, un tango anche bellissimo. Poco conosciuto anche questo. Devo dire la verità, questo Fabri me l'hai fatto scoprire te, e sicuramente sarà un brano che metterò in repertorio anche con la mia orchestra. Mi perché fa piacere. Mi piace veramente tanto tanto, ti voglio bene. E questa è anche una dedica che ti faccio. Grazie. Visto che ci conosciamo con me dal 2009. Esatto, dalla prima serata di Elena Cammarone. È vero. Al Tempio del Liscio del Divertimento, pensate. Sabato 3 ottobre. Siamo pronti, maestri? Vai con Lissio. Tango, ti voglio bene.
fisarmonica di Nicola. Vai Nicola! Come i vecchi tempi. Vorrei averti qui accanto a me per dirti nulla di un'insaporerà. Posso fare una cosa? Ma certo. Beh, perché ragazzi, questa sera è un po' il memorial per i famigli, però rivedo con piacere Nicola la terza con cui ho cantato praticamente all'incirca 2 anni in Castellina Pasi, e sono sempre delle serate commoventi perché si ritorna indietro di tanti anni. Grazie Nicola, è sempre un piacere. Noi ci vediamo dopo, altre 2 belle canzoni da fare per voi. Grazie. A dopo. Un beso. Il nostro Mario rimane perché adesso che è caldo dobbiamo fargli fare qualche brano, no? Cosa dici Mario? Approfittane. E quindi chiamiamo sul palco il prossimo ospite. Facciamo lo stacchetto. Nicolas Marturini. Eccolo il nostro Nicolas Marturini, fai un saluto ai nostri amici. Allora, buonasera a tutti, è per me un grosso onore e un piacere essere qua ed essere accompagnato da questi grandissimi musicisti e a cui farei un grande applauso. Stasera gli applausi si sprecano, facciamoli. Nicolas ci farà sentire 2 brani. Nicolas probabilmente voi lo conoscete di più come fisarmonicista, ma questa sera, siccome lui è un ragazzo coraggioso, è perché ha una brutta malattia come avevano anche altri musicisti, quello che quando si vede uno strumento bisogna comprarlo perché e metterci su le mani. Quindi il nostro Nicolas ci farà sentire prima un pezzo col clarinetto e poi con la fisarmonica. Cominciamo con questo, mettiti pure in posizione, con questo brano contenuto nel volume 14, lo dico anche per gli appassionati come Franco Mattarozzi, collezionista di tutti i dischi, perché bisogna dirle queste cose, dal volume 14, guarda c'è anche i fan, che meraviglia delle meraviglie. Tutti guardano le dirette di Franco Mattarozzi, io ogni tanto dico speriamo che non vada a sbattere con quella macchina lì, perché ogni tanto mi fai preoccupare. Facciamo 4 passi in Romagna. Biondi. Thank you.
Nicolas! Quattro passi in Romagna. Sono troppo buoni. Io non ho, come devo dire? Quattro passi, non di più, perché non hai il cavo, se no ne facevi otto. Numero uno, io dico, guardate la musica come li conserva bene. Grande Mario, adesso cambio di strumento, il nostro Nicolas Marturini alla fisarmonica. Qui ci sono le note già fatte. Ci sono le note già fatte. Ci fa sentire un altro pezzo di Pierre. Gazzella, mazurka, voi ballerini continuate a ballare, eh? Gazzella. Amico Daniele, a Monica, alla mamma, a tutta la famiglia, grazie di cuore. Giustamente sta ballando, brava. Grazie, ma... andiamo, andiamo. Coppia, che altra coppia, meravigliosi, un applauso, grazie Mario, è sempre un piacerone. Torna alla fine che facevo un po' di baracca, eh. Vieni sul palco, facciamo un po' di salti. Dipende dall'autonomia. Te voglia. Allora, perché io a un certo orario mi danno... Esatto. No, no, ma finiamo presto. Tu stai lì comodino, calmino, ti riposi, carichi le pile e dopo torni. Carico le pile, la spina. La spina, guarda quanti fili abbiamo qua. Grazie Mario. Ci vediamo dopo. Ringraziamo anche Nicolas che è già sparito, dove è andato? Ci vediamo dopo, bravo Nicolas. Questi giovani che portano avanti la tradizione, facciamoglielo un applauso. Vedo anche dei ballerini giovani, bravi, così mi piace. Bravo. Olè. Facciamo uno stacchettino perché abbiamo un altro grande ospite. Vai! Dov'è? È con noi Claudio Zanardo. Hey.
Claudione, tocca già a te, te lo tengo io questo qua. No, fermali, non si fida. Buonasera. Che, ciao Sciamara, che meraviglia. Allora, no, lo dicevo, è importante, è una cosa che insomma ti dà un grosso peso avere dietro le spalle un personaggio del genere. Non è, è veramente, io devo solo dire una piccolissima cosa. Avevo un piccolo gruppo quando avevo 13-14 anni, qua vicino c'era un locale dove si ballava, adesso fanno altre cose, si chiamava Isola Verde, e noi 13-14 anni, io assieme a un mio amico che purtroppo non c'è più, Gianni Rastelli, che lui emulava, cercava di emulare tantissimo Pier Flaminia, e io suonavo il sax e andavamo a sentire appunto quando c'era Castellina Pasi. Per dirti che addirittura anche questo Gianni si vestiva già allora, anche lui da Don Camillo, facevamo queste feste in montagna, queste cose. Quindi per me, io non sono un clarinettista, qui un sacco di clarinettisti, uno più bravo dell'altro, però con quello che posso fare suonerò anche io il clarinetto per omaggiarlo. Grazie. Poi so che dopo però farò un pezzo, un brano per me molto bello, col cuore che sicuramente lui aveva. Certo, certo. Questo brano, posso già dirlo? Certo. Vado, devo partire? No, no. Cosa devo fare? Quello che vuoi. Allora, questo brano si intitola, è una polca, si intitola La Bomba. Esatto. È una polca tosta, bella, come tutti i brani che scriveva sicuramente tuo marito. Perché non è, sembrano semplici da, all'ascolto, ma da suonare ti devo dire che hanno il suo perché. Sì. Sembrano. Sembra. Ma è la particolarità dei brani proprio di Pier Flaminia, no? Che all'ascolto di tutta la gente risultano belli, gradevoli e semplici. Esatto. Ma da suonare ti garantisco che non sono così semplici. La Bomba. Grazie. Ne approfitto, scusate un attimo. Mi ha dato un po' un assist Claudio per ringraziare tutti questi musicisti e gli ospiti che si sono prestati a suonare questa sera, a imparare anche dei brani, perché dovete sapere io sono un po' esigente, quindi vado a pescare dei brani, delle cose che non ho mai suonato eccetera eccetera, e devo ringraziare tutti questi professionisti perché si sono messi a disposizione veramente con grande professionalità, e non è scontato. Io vi chiederei un grande applauso. Quindi Claudio si è prestato a suonare il clarinetto e noi lo ringraziamo. La Bomba! Thank you.
Scoppia ancora, bravo, bravo. La bomba, Claudio Zanardo. Scoppia. Scoppia. Hai detto scoppia ancora? Sì, 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 scoppia ancora, ho detto. No, no, perché di solito le cavolate le dico io, hai detto scoppia. Ah, avevo capito male, beh, va bene. Allora, questo è un valzer lento che io, grazie, grazie per, l'hai scelto tu, per me. Mi fa piacere perché è un valzer lento bellissimo, pieno d'amore, di passione, si intitola Amore Proibito. Chiamiamo sul palco anche Bruno Vischi, stacchetto. Vischi. Eccolo qua. Perché quest'anno mi è piaciuto fare un po' di miscugli, no? Far duettare questi artisti, e quindi insieme a Claudio in Amore Proibito abbiamo la fisarmonica di Bruno Vischi. Amore Proibito. Ovation.
Bravo Claudio, grande cuore veramente. Grazie, ci vediamo alla fine per i saluti finali. Ah, ci vediamo dopo? Quindi sto qui. Qui vicino. Va bene, io vorrei veramente un grande applauso, l'avete fatto tutti i musicisti e anche quelli che verranno, poi alcuni li conosco, appena appena. Però io ero giù a ascoltare, vorrei un bel applauso per Claudio Vanedola che sta facendo dei suoni bellissimi. Perché dietro le quinte. No, no. Vieni fuori. Ringraziamo Claudio Vanedola e Vanessa Silvagni che sono il nostro service di questa Eccolo là. Cucù. In tanti sanno quanto a me piace creare i suoni che non diano fastidio. E veramente, Claudio, un grande applauso, veramente. Bravissimo. Bene, ci vediamo dopo. Grazie davvero. Vorrei un ringraziamento, visto che ci sono, anche per il service video, che anche lui dietro le quinte. Farei un applauso anche loro e estenderei l'applauso per le televisioni, quindi Tele Santerno con Roberta Predieri e tutto lo staff che stanno registrando la serata, ma anche gli amici di TV Qui, quindi Maurizio Rizzi che è venuto a trovarci. Quindi veramente grazie a tutti di cuore, perché